Buonasera telespettatori di ATV e benvenuti alla puntata speciale di Daedalus. Ci troviamo in via Saragozza, fuori dalla porta e prima del Meloncello, all'altezza del Civico 210, e stiamo entrando in una villa davvero straordinaria e particolare, ricca di storia. Si chiama Villa Benni, forse molti di voi lo conosceranno come location per matrimoni di un certo livello. Ebbene, una villa che, come dicevo, è piena di storia, in stile neoclassico, risale all'Ottocento, la costruzione, anche se c'era un casino di caccia risalente al 400 in questo luogo completamente demolito e sostituito appunto dall'attuale villa, una villa che è stata nel secolo scorso sede del comando tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, una villa in stile Liberty, in stile neoclassico, ricca di bellezze e di particolarità. Andiamo a scoprirla insieme. E a Villa Benni incontriamo sempre Anna Brini. Ciao Anna, ben ritrovata, grazie per essere ancora con noi anche questa sera in questo luogo davvero particolare. Io ho già detto che ci troviamo in via Saragozza, ma in via Saragozza dove esattamente? Perché l'ambiente sembra davvero di aperta campagna. Assolutamente, perché poi i bolognesi insomma sono sempre molto legati al centro storico, poi appena esci, boom, ti accorgi di essere in mezzo al verde. Allora, siamo in via Saragozza, in un punto preciso, siamo davanti alla Madonna Grassa, che è una statua settecentesca di uno scultore che si chiama Ferreri, che era una delle stazioni della processione della Madonna di San Luca. Quindi via Saragozza è dagli inizi del Novecento un luogo molto prestigioso per costruire la propria residenza proprio in virtù della presenza del portico, però il fatto di avere una residenza davanti alla prima stazione importante della processione rende questo luogo ancora più importante e prestigioso. Siamo a Villa Benni, costruita nel 1927 per volontà di Alfredo Benni, che è stato sicuramente uno dei più importanti, se non il più importante, imprenditore agricolo della prima metà del Novecento nella nostra regione. E allora qual è la storia di questo luogo? Perché non nel 1927 nasce questa villa, c'erano insediamenti ben precedenti. Allora, noi sappiamo che prima di Villa Benni, che ripeto è stata costruita ex novo nel 1927, c'erano già degli edifici. Ovviamente erano casini di caccia, perché eravamo fuori dalla città e quindi questa era zona di verde, di boschi, erano casini di caccia di famiglie bolognesi, ci sono stati montanari, noi abbiamo traccia della presenza di residenze estive fin dal XV secolo, dal 1400. E di questi insediamenti precedenti in Villa Benni non rimane traccia se non un po' negli archi, nelle volte delle cantine della villa, dove si vedono volte che sono sicuramente non del 1927 ma dei secoli precedenti. Per il resto la villa è del 27. È il progetto di Bruno Orsoni, un architetto molto noto negli anni 20 a Bologna, mentre di Gordini è tutto l'apparato decorativo, che come vedremo in seguito è di notevole, molto interessante. Intanto già da fuori si percepisce che l'aspetto è neoclassico, è Liberty, insomma c'era molta influenza in quegli anni di questo tipo di stile. Assolutamente, Liberty e Deco la fanno da padrone in questa villa, sono gli anni 20, siamo usciti dalla guerra, abbiamo voglia di ricominciare da zero, gli anni 20 sono anni di grande vivacità, di grande voglia di fare, di grande voglia di svago, e come tutti i periodi post bellici, quindi gli anni 20 stanno alla prima guerra mondiale come gli anni 50 stanno alla seconda, e quindi negli anni 20 Alfredo Benni, che era di fatto un contadino molto intelligente, che è diventato in virtù della sua intelligenza un grande imprenditore agricolo, decide a un certo momento della sua vita di mostrare il suo status sociale raggiunto e di trasferirsi da Mezzolara, da Vedrana, dalla bassa bolognese in città, costruendo appunto questa villa che è espressione dell'atmosfera che si viveva a quei tempi. Un'atmosfera molto agiata, molto particolare, quella degli anni 20, che però ha subito
l'influenza ha attraversato, diciamo, il momento cupo della Seconda Guerra Mondiale, e i tedeschi si sono scelti questa come sede del loro comando. Avevano gusto in questo senso. I tedeschi hanno avuto molto gusto in giro per l'Italia, perché hanno trovato sede per i loro comandi in posti sempre molto prestigiosi. Sì, la Seconda Guerra ha visto un intervallo di cupezza per quanto riguarda la storia di Villa Benni, e come vedremo ha lasciato traccia del suo passaggio in uno dei rifugi meglio conservati della nostra città, un rifugio degli anni 40 che visiteremo fra poco, costruito in maniera magistrale, perché non si può riconoscere, non si può negare assolutamente ai tedeschi la capacità costruttiva. Questo rifugio è talmente ben conservato che sembra costruito ieri, ed è ciò che rimane del loro passaggio. Bene, intanto entriamo nella villa. Andiamo a Allora Anna, siamo all'interno di questa villa davvero meravigliosa, ma intanto aiutaci a conoscere chi era Alfredo Benni. Dunque, Alfredo Benni nasce nel 1869, vicino a Vedrana di Budrio, e nel 1904 entra in una società di tre soci che gestiva un'enorme tenuta, la tenuta di Mezzolara, che era in quel momento proprietà dell'imperatrice dei francesi, l'ultima imperatrice dei francesi, che si chiamava Eugenia de Guzman Montojo, che era la vedova di Napoleone III, cioè il nipote di Napoleone Bonaparte. Questa enorme proprietà di migliaia di ettari veniva gestita da questa società che cercava di trarre il meglio possibile da quello che la terra di Emilia, la bassa emiliana, dava. E Alfredo Benni aveva delle idee molto all'avanguardia rispetto agli altri soci, e di conseguenza già nel 1904 praticamente è l'unico che gestisce, quindi anche se è una società, in realtà è rimasto soltanto lui a gestire questa enorme tenuta, perché è davvero più moderno rispetto agli altri soci, e quindi ha un rapporto privilegiato con l'imperatrice Eugenia, che viene spesso in visita alla tenuta di Mezzolara. Ci sono cronache dei giornali locali che raccontano le visite dell'imperatrice. L'imperatrice muore nel 1920, la grande proprietà di Mezzolara viene frazionata e la maggior parte della proprietà, circa 1500 ettari, vengono comprati da Alfredo Benni, che conosceva già molto bene il territorio. Che cosa fa Alfredo che rende la tenuta di Mezzolara una delle più moderne della bassa bolognese? La modernizza, prima di tutto toglie le vecchie colture e inserisce delle nuove sementi che non sono attaccabili dai parassiti endemici delle nostre zone. Quindi, mentre gli altri poderi vedevano morire le loro risaie o i loro campi di grano perché invasi da parassiti particolari, lui invece poteva mettere sul mercato il prodotto buono, e questo voleva dire guadagnare denaro nel momento in cui tutti gli altri non lo guadagnavano. Arricchisce questo enorme podere di migliaia di ettari di decine di chilometri di decoville. Le decoville erano questi trenini, erano delle rotaie con dei carrelli che trasportavano circa 5 quintali di riso cada uno. 14 carrelli venivano trainati soltanto da due buoi. Capite che ho bisogno di meno gente e di meno animali rispetto al biroccio trainato sempre da due buoi, ma che poteva portare solo 5 quintali di riso, mentre qui invece potevo portare 14 carrelli con 5 quintali in ognuno, sempre con due buoi. E fa scavare pozzi in tutta la proprietà, in tutta la tenuta. Prima i pozzi artesiani, cioè l'approvvigionamento idrico delle maestranze, erano pozzi che arrivavano a 30, 40, 50 metri al massimo di profondità, e questo voleva dire che spesso i contadini erano a casa, ammalati, colera, non potevano lavorare. E
questo era una perdita in termini di denaro, e quindi Alfredo Bendi fa scavare dozzine di pozzi tra i 100 e i 200 metri di profondità, in modo che l'approvvigionamento idrico fosse sempre di acqua pura, e quindi come dire, debella parte delle malattie dovute all'inquinamento dell'acqua nella sua tenuta, e quindi i suoi contadini lavorano sempre rispetto ai contadini delle altre tenute che non lavoravano. E quindi insomma questo fa sì che Alfredo Bendi si arricchisca moltissimo, occupa anche come dire, ha un ruolo politico nel Consiglio bolognese, nell'amministrazione della città di Bologna, ed è proprio grazie a queste motivazioni che poi nel 27 insomma decide di trasferirsi dalla bassa al centro, mostrando a tutti ciò che era diventato. Allora Anna, ci ha aiutato a conoscere Alfredo Bendi, un personaggio davvero straordinario, caleidoscopico, illuminato, un imprenditore davvero all'avanguardia, e questo in qualche modo, permettimi di dire, sembra e traspare anche dalla bellezza di questa villa. Allora, la particolarità di Villa Bendi, prima di tutto, è che è cristallizzata nel 1927, quindi entri e improvvisamente vai indietro di un secolo. I pavimenti, gli arredi, i fermaporte, gli infissi, le credenze, i tavoli, è stato tutto pensato per questa villa e realizzato per questa villa. Come dicevo, l'apparato decorativo è un progetto di Silvio Gordini, che è stato professore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna per 30 anni, ne è stato anche il direttore per 30 anni. Ovviamente è un'espressione di quella che noi oggi definiamo Emilia Ars, cioè questa associazione di rappresentanti delle cosiddette arti minori, che di minore non hanno assolutamente nulla, decoratori, ebanisti, artisti della terracotta, che all'inizio del Novecento furono riuniti da Alfonso Rubbiani in questo gruppo, che portò poi l'arte emiliano-romagnola in giro per l'Europa, vincendo tutti i concorsi delle grandi esposizioni universali, ivi compresa quella di Parigi. Qui abbiamo il salone principale della villa, avete un esempio di questa di questo tipo di decorazione a cui faccio riferimento, sia il fregio sia le decorazioni del soffitto. Fra i tanti artisti dell'Emilia Ars si distingue per esempio Achille Canova, che ha anche lavorato in questa villa. Però la villa, bisogna godere dei dettagli della villa, dai lampadari o la bellezza di questo tavolo, di questa credenza, di cui esistono proprio i disegni, o i fermaporta, guardate anche i radiatori. I radiatori erano a vapore, sono ancora quelli di Alfredo Bendi, quindi sono ancora quelli risalenti all'epoca. E poi c'è una particolarità, no? Ci hai detto del tavolo che si incontra appena entrati, cioè questo ottagono che sta sotto uno dei meravigliosi lampadari, forse il più grande della villa. L'ingresso è molto arioso, ricorda le planimetrie delle ville cinquecentesche bolognesi, che hanno la cosiddetta loggia passante, quindi hanno un corridoio che attraversa la villa e che permette al proprietario della casa, stando nel centro, di poter vedere tutta la sua proprietà, perché ci sono due porte che aprono sui lati opposti. Nel mezzo abbiamo un bellissimo lucernaio déco che illuminava l'atrio, e in corrispondenza del lucernaio ottagonale abbiamo un tavolo ottagonale pensato da Gordini e realizzato per questa villa nel 27. L'abbiamo già detto in occasione di altre visite, l'ottavo giorno nelle nostre scritture è il giorno della resurrezione e della vita eterna. Per ottenere la resurrezione devi diventare cristiano, e per diventare cristiano devi battezzarti. Quindi l'ottagono è la forma dei nostri battisteri, rappresenta la resurrezione, la rinascita e la vita eterna. Quindi sicuramente Alfredo Bendi ha voluto in qualche modo rendere eterna la sua figura nella realizzazione di questa villa, che ha l'ottagono in ogni suo arredo, dalle porte ai tavoli, alle decorazioni delle credenze, alle decorazioni delle pareti. Quindi il numero 8 è ricorrente. Era una semplice moda, oppure c'era un riferimento a cui magari Bendi era legato in modo più spirituale, diciamo? Sicuramente la simbologia un tempo era molto forte, e
tra le altre cose, chiunque conosceva il significato di questi simboli, e quindi chi poteva permetterselo cercava di utilizzarli all'interno della propria residenza, quindi sicuramente è una cosa voluta. È un simbolo della rinascita. Lui ha avuto l'unico suo figlio, Aureliano, in età avanzata. La villa è stata voluta per dimostrare ovviamente il rango che aveva raggiunto, ma è stata voluta soprattutto per il figlio Aureliano e per la moglie a cui lui era molto legato, e quindi in qualche modo è un rendere eterno questa la famiglia. Allora, tutti gli arredi, come si diceva, sono stati realizzati per questa villa. Un piccolo aneddoto sulla sala, sul salone principale in cui eravamo prima: quel lungo tavolo ha ospitato tempo fa il famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi, che si sdraiò a pancia su sul tavolo per ammirare la bellezza del soffitto di Villa Benni. Ci troviamo adesso all'interno di una stanza di Villa Benni, una stanza da letto. Era la stanza della moglie di Alfredo Benni, di cui c'è anche un ritratto appeso alla parete. E siamo con la proprietaria, la famiglia che gestisce, che ha la proprietà di Villa Benni, la signora Concetta Mazzini. Qual è la vita oggi? Qual è la nuova vita, posso dire, di Villa Benni? Cerchiamo di farci aiutare da Villa Benni, nel senso che noi, mio marito ha sempre fatto catering, per cui di conseguenza quando abbiamo avuto la possibilità di avere questa struttura, diciamo, abbiamo iniziato a fare qua i ricevimenti, e poi facciamo bed and breakfast, perché questo è un posto che specialmente gli stranieri amano moltissimo, perché arrivano qua e restano estasiati di queste cose, perché gli italiani forse amano meno queste cose, perché ne abbiamo talmente tante, che però gli stranieri veramente apprezzano moltissimo. Cioè, oltre a visitare Bologna è quasi un calarsi in una dimensione differente, perché soggiornare in un luogo del genere. Sì, effettivamente, vedo che apprezzano moltissimo. Quindi soprattutto stranieri, da che nazionalità più? Tutto dappertutto, dall'Olanda, Washington, tutti i paesi. Washington, abbiamo una coppia con un bambino che tutti gli anni arrivano, vengono a giugno, poi tornano ad agosto, e quindi apprezzano molto questo posto. Grazie signora, complimenti. E come ogni villa che si rispetti, anche Villa Benni ha un parco attorno, un parco meraviglioso, molto grande. Concludiamo qui la prima parte della nostra visita con Anna. Anche in questo caso, che cosa ci puoi dire di Benni, che ha pensato e curato questo parco? Il parco arriva a noi come è stato pensato da Alfredo Benni nel 1927, ad eccezione di un piccolo gruppo di alberi che sono tuie, che sono invece alberi che appartengono al parco precedente, sono tuie plurisecolari, quindi non appartengono all'idea del parco di Alfredo Benni. Per il resto invece è tutto nato nel 1927, ci sono tantissime essenze esotiche, dai ginkgo biloba, ci sono degli ipocastani, ma abbiamo anche delle cose straordinarie, tipo degli ulivi o una splendida sequoia, che peraltro gode di ottima salute, cosa che non è, diciamo, facilissima, perché non è il suo ambiente. Ovviamente le sequoie arrivano dal Nord America, in Nord America arrivano ad essere 100 metri d'altezza, questa non è 100 metri, comunque è una sequoia di tutto rispetto. E poi abbiamo un incredibile bosco di bambù all'interno di questo parco e tantissime altre essenze. È splendido e fa da perfetto coronamento alla bellezza della villa. Anna, grazie intanto per essere stata con noi. E proseguiamo la nostra visita, questa volta scendiamo sottoterra e lo facciamo come sempre con Bologna Sotterranea. Vi abbiamo già portato a visitare diversi rifugi
della guerra, della seconda guerra mondiale, erano in realtà rifugi evidentemente per la popolazione, per gli italiani che si proteggevano dai bombardamenti degli anglo-americani. Questo invece è un rifugio, è un bunker costruito dai tedeschi che qui, come abbiamo detto, avevano il loro comando carristi. Ed è un rifugio che, lo vedete, ha le caratteristiche, diciamo così, più istituzionali di un comando appunto dell'esercito. Intanto questa imponente scalinata di 25 metri che ci porta a 12 metri di profondità. L'impianto elettrico che vedete è totalmente, questo qui sopra, non quello laterale, è totalmente autentico e risalente all'epoca della guerra. La manodopera che fu utilizzata per realizzare questo rifugio, questo bunker, era italiana. Scendiamo le scale appunto di questo rifugio, di questo bunker, e troviamo, come sempre nelle nostre uscite sotterranee, Massimo Brunelli, Bologna Sotterranea. Ciao Massimo, grazie per essere con noi anche oggi. Ben arrivati al rifugio antiaereo di Villa Benni. Allora, ho detto entrando che appunto abbiamo visitato, ci hai fatto visitare rifugi bolognesi che erano evidentemente costruiti per proteggere la popolazione locale. Qui invece ci stavano proprio i tedeschi. Qui, esatto, era costruito con manodopera italiana, appunto, però voluto fortemente dai tedeschi. Infatti la grande quantità di stanze e di forme variegate faceva sì che ebbe questo grande complesso sotterraneo una forte protezione antiaerea. Non è mai stato colpito, quindi mai stato collaudato, però l'idea iniziale voluta proprio dal comando carrista era quella di portare agli ufficiali, solo gli ufficiali, la massima protezione possibile. Come era articolato? Vediamo tante stanze, tanti corridoi. Allora, da questa parte possiamo vedere il camino. Quello che prima abbiamo visto dall'esterno, questa è proprio la parte terminale, da sopra prendeva aria e arriviamo proprio a una verticale di 12 metri. Questo è il cunicolo di accesso che doveva essere sempre libero da ogni ramo, da ogni foglia, perché comunque l'aria era fondamentale all'interno di queste gallerie, anche se comunque ancora oggi tutto il sistema ha un'ottima ventilazione naturale, come si sente. Esatto, quindi qui dentro d'estate si possono fare molte gite in piacere, diciamo. E tenuto benissimo, dobbiamo dire, grazie a voi, grazie alla proprietà della signora Concetta Mazzini. Ci sono due entrate, no? C'è quella da cui sono entrato prima, poco fa, la lunga scalinata davvero imponente, ma vediamo che è veramente grandissimo. E poi c'è un'altra uscita. Esatto, c'è l'ingresso principale vicino alla villa, perché doveva essere posizionato proprio vicino alla sede degli ufficiali, proprio perché dovevano trascorrere pochi metri durante gli allarmi aerei, quindi essere il prima possibile al riparo. Mentre c'è un'uscita posteriore che dopo vedremo, con un bellissimo arco e un muro antisoffio centrale che doveva spezzare un'eventuale onda d'urto di un ordigno esploso. Le numerose stanze avevano diverse funzioni, centrale radio, magazzino delle armi, magazzino viveri, abbigliamento. Pare che ci fosse anche una sorta di sistema molto rudimentale di riscaldamento e di ventilazione. Ad esempio qui, proprio sopra di noi, come vedete, c'è un foro e si vedono ancora gli attacchi di un vecchio motore, quindi di un ventilatore. Qui pare che ci fosse stata la riservetta, quindi un locale che doveva essere naturalmente libero da umidità e comunque doveva avere una buona circolazione d'aria. Quindi qui ci stavano i viveri, diciamo così. Le munizioni, la riservetta come munizioni proprio. I viveri in parte erano dentro la villa e le derrate a lunga scadenza come lo scatolame venivano accatastate qua sotto, anche se non sappiamo esattamente dove. È davvero molto grande, a parte oggi qualche pipistrello magari o qualche insetto, insomma, lo fate visitare, la signora lo apre a visite, oppure siamo in via eccezionale, diciamo, oggi qui dentro?
Guarda, oggi siamo un po' in via eccezionale. È già da qualche tempo che il rifugio non viene visitato, nonostante la grande disponibilità della signora Mazzini, che ringraziamo sempre ogni volta che ci ospita. Un po' perché le nostre attività associative ci portano a seguire tanti altri luoghi, quindi di conseguenza le visite a questo posto sono sempre piuttosto diradate, però vedremo di recuperare. Ecco, continuiamo nel nostro peregrinare, passiamo cancellate e quant'altro attraverso questo meraviglioso e davvero insolito rifugio. Stiamo arrivando verso l'altra uscita, quella che ci preannunciava Massimo. Quante persone poteva salvare, contenere questo rifugio? Allora, facendo un calcolo approssimativo, il rifugio poteva essere costruito per un numero massimo di queste dimensioni per un 150-200 persone. Non sappiamo esattamente quante persone ci fossero in sede, distanza alla villa, tra carristi ufficiali, sottufficiali, manutentori, quindi presumiamo che comunque il numero fosse quello, ci sono voci di chi abita in zona come civili che accorreva qui dentro nonostante fosse un rifugio militare. Quindi diciamo che serviva quindi anche alla popolazione nel caso. Massimo, questo è uno dei tanti, da quel che ci pare di capire, rifugi lungo via Saragozza, come mai? Siamo alle pendici delle prime colline e di conseguenza era terreno fertile per lo scavo di queste gallerie. Benché si dica che Bologna sia una città di pianura, non lo è affatto, ma è una città di collina, basti pensare solo al dislivello metrico tra Porta San Mamolo e Porta Galliera che si va dai 21 ai 40 metri, quindi un forte dislivello. Oggi la vediamo fortemente cementificata, costruita, ma all'epoca era praticamente una via dove uscendo verso il Meloncello sulla sinistra c'era solo collina. Quindi per questo che ci sono tanti rifugi, ovvero 10 rifugi in galleria costruiti a partire da Porta Saragozza, dall'edificio di ingegneria, partendo da lì appunto e arrivando fino al Meloncello dove c'è appunto il numero 10. Questo è il numero 8 esattamente, lungo la via se prendiamo una classificazione numerica. E siamo adesso all'altro ingresso che tu ci preannunciavi. Vedete questo insolito arco, davvero molto inusuale, diciamo. Molto inusuale, è la seconda opera di questo tipo che troviamo nei 40 rifugi in galleria fino ad oggi riscoperti. Un muro centrale antisoffio di notevole spessore, questo serviva proprio per spezzare, per rompere un'eventuale onda d'urto formata da un'esplosione di una bomba nelle vicinanze. Molto grande, molto grosso, ma perché questo, essendo proprio una sede dei carristi, era un obiettivo militare, quindi potevano essere sganciate anche bombe di grosso calibro. Non fu mai attaccato da quel che risulta? Non venne mai colpito, alcune bombe sono state ritrovate in zona, ma la villa fortunatamente si è salvata. È arrivata fino a noi. Allora adesso restiamo nel giardino, andiamo a vedere le ultime due cose che vi vogliamo mostrare, cioè gli ultimi due vestigia del passato, diciamo così, di Villa Benni come sede del comando tedesco nella Seconda Guerra Mondiale. E con Massimo Brunelli siamo usciti di nuovo all'esterno per mostrarvi le ultime due tracce del passato di questa villa, di questo parco e del passaggio dei soldati della Seconda Guerra Mondiale. Esatto, da questa villa sono passati un po' tutti, i tedeschi prima, poi gli inglesi, poi gli americani e infine anche gli italiani. Alle nostre spalle vediamo un grande cratere, una voragine costruita inizialmente dai tedeschi durante l'occupazione della villa. Qui doveva sorgere una potentissima stazione radio. Arrivati gli inglesi capirono il potenziale di questa struttura, la vollero trasformare in una struttura antiatomica, ma non fu mai terminata per la fine del conflitto. Ultimissima traccia, una garitta per la presenza evidentemente di una sentinella alle nostre spalle
che ancora fa mostra di sé e testimonia il passato davvero suggestivo di questa meravigliosa Villa Benni. Allora, siamo al termine della nostra trasmissione, ringraziamo ancora una volta Anna Brini, ringraziamo Massimo Brunelli di Associazione di Amici delle Acque Bologna Sotterranea, grazie alla signora Concetta Mazzini che ci ha aperto le porte di questa villa, grazie a voi per averci seguito e a Tiziano Ilardi in regia, vi auguro una buona notte.